Tecnologia semplicissima, si va su un bollino, si guarda una telecamera, pochi secondi viene letta la temperatura e si apre una porta. È chiaro che i primi giorni vedi tutti un po' sconcertati perché sembra più l'ingresso di un aeroporto che di un ospedale, però è anche un modo per gestire in maniera efficiente e sicura gli ingressi alle nostre strutture. È un segno anche questo di attenzione nei confronti del cittadino, la determinazione di un flusso rapido e importante e soprattutto la sicurezza quando si entra, che chi è entrato il minimo controllo ingresso ce l'ha. Poi sappiamo bene che oggi, prima di fare prestazioni complesse, viene fatto il tampone. Ieri abbiamo deliberato per essere sicuri, perché per noi era chiaro che non si applicava il ticket, ma non si sa mai, è meglio deliberarlo per chiarezza, quindi senza pagare ticket niente, per poi continuare nella filiera della sicurezza quando si accede all'interno della struttura. Insomma, tutte misure che accompagnano questa fase e penso trasmettano l'idea di efficienza, di tecnologia, di modernità, ma anche soprattutto di attenzione per le persone. Abbiamo deliberato 5 milioni di euro sia per gli investimenti tecnologici come quello che avete visto, sia per incrementare il numero di visite. Si tratta di attività extra orario, la sera, il sabato, in alcuni casi anche la domenica, con un po' tutto quello che è più utile per poter recuperare dalla diagnostica pesante all'attività ambulatoriale di visite. Quindi un incremento importante di prestazioni per recuperare quello che si è perso in questi mesi. È chiaro che ci voleva un margine di tempo per potersi riorganizzare, e non era una cosa immediata e spero che molti l'hanno capita, e così come la Regione non ha fatto mancare la propria spinta per la volontà di andare a dare una risposta a tanti che lo chiedono, quindi diciamo con un minimo di pazienza un impegno importante. Segnalo anche che ieri è stata la giornata di formazione per le farmacie, 800 farmacisti comunali, privati, sparsi in tutta la Regione si sono profilati per poter prendere la prenotazione direttamente in farmacia. È un altro aspetto, diciamo, più prestazioni da una parte ma anche più facile prenotare. Io sono convinto che soprattutto per la fascia di popolazione più debole, più fragile, poter andare in farmacia e fare lì anche la prenotazione sia una grande risorsa.